per 6. Il segno del muovo. Parte 6 di 6. Se c'era un altro 6 che te lo dica fa. Durante le settimane dell'avvento. Guarda il calendario, non lo sapevo, non me lo invento. Ricomincia. Rinasce con Griffiths che ritrova il Besas. Il Begelit. Cos'è? La chiave per richiamare Fiocco di Neve che ha consacrato Heidi. Hai capito il Begelit? Si è visto un po' il mondo. Si è fatto due surfi. Mammo tocca lavorare. Il sole sa che stanno per succedere le cose brutte. E piano piano toglie il disturbo. Gassu sta a cuore da una cifra per richiappallo. Pieno di sensi di colpa. Ricordiamolo. Ma no! Brutta mossa! Tu sei stato l'inizio di tutto. L'inizio della fine. E adesso, se vieni qui da me, sarai la fine dell'inizio. Non c'ha senso sta frase. Dici. Poi una cosa che veramente te fa voler bene a Gassu è che gli dice una sfiga. È chiamato il ragazzino. Maledetto, infatti. Non è che porta sfiga come gli dicono da ragazzino. È lui sfigato. Nasce da una madre morta. E che cazzo. L'alleva una che lo trova mezza matta. Perché poteva essere normale, te pare. Muore de peste quando c'ha 3 anni. E porca. E lui ha 3 anni la cura. Se ne sbatte dalla malattia. Vuole bene a Gambino. Lo vende. La squadra mezza sta qua, mezza moto lo dico, che devono mettere prima, però vabbè. Sfigazzu. Porello. Poi dicono a Remy. Remy infanzia modello. Un petto a Gassu. Porco Giuda. Poi sempre involontariamente, perché non è colpa sua, ma appena cosa è un'altra, c'è sta sempre lui in mezzo. Però pure lui lo pensa che sia colpa sua e si sente in colpa e cerca di sistemare le cose, ma va sempre tutto peggio. Per questo io voglio bene. Per questo sto fumetto sta sopra. Non stanno tagliando delle cose che avevo paura tagliassero e le stanno rendendo pure bene. Come non detto. Che c'ha questo mo? Il beh epilettico. Ma fai scorri gli occhi finché si compone la faccia. Magari è così pure nella testa d'autore che fa. Ma boh, il Becelit comunque si ricompone. E piagne, lacrime, de sangue. No regà, avete fatto il danno. Mi dispiace. Chiudete il video, lasciate perdere. Cacciate i bambini a carci. Ma troppo tardi. Peggio che dal tramonto all'alba, dall'eclisse all'alba. Metà film, cose normali, brutte ma normali. Da qua in poi, se le cose già stavano andando male ed eri triste, non è la Disney, non c'è un lieto fine. Anche se dipende dai punti di vista. Cambio filtro. Il filtro di quando succedono le cose bruttissime. Tutta la squadra dei falchi si ritrova in un posto pieno di facce. Facce ovunque. E gli omatofobici festeggiano. Regà, c'era un prato prima. E lo so. E c'era pure un'altra scena con Ricket. Mi tagliate sempre Ricket. Che stava con l'altro gruppo della squadra dei falchi, rimasto indietro. Quello dove stavano i feriti, cose del genere. Era andato tipo a prendere l'acqua. Ha lasciato tutti allegri, presa bene. Perché nel durante stavano a salva Griffiths. Succede quella di tempo. Tutti così. La 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 la. Bordello. Mostri grossi così. Questo poi fra tutti mi fa tagliare. Questi sono miei. Sono tutti miei. E cavaliere del teschio che salva la situation. Quindi Ricket, l'eclissina personale, ce l'ha avuta. Già sta impisciato del cervello lui. Già sta devastato, traumatizzato. L'eclissina. Perché mo parte quella vera. Cosa succede? C'era un prato qua, te dico. Niente panico. Ma come niente panico? Facce che compongono altre facce. Inception facce. Raggruppamose. Non famo come i film d'orrore. Che qualcuno si divide tra. Sono in mezzo al disagio più totale. Ma tu prendite conto? Stavi in un prato. C'era un prato. E boh. Ma si devono concentrare sulle cose che possono fare. Sulle cose che capiscono. Cioè il difendese. Non sulle cose che non capiscono. Cioè. Gassu nota che il Behelit piagne sangue. Eppure Griffiths. Ma che è una malattia contagiosa, te lascio qua, sì. Griffith, dimmi, va tutto bene? No, sì, piagne sangue. Quindi bene non credo. Secondo. Dimmi, dimmi, dimmi. Dimmi. Cosa? Gli hanno tagliato la lingua. Consacralo subito un po'. Ci sono anche i tizi che stavano pure prima a mezzo al lago. Stavano raggiungendo Griffiths coi bozzi in testa. E dai col festone. Oggi col super vippese. La serata eclisse. Ah, ma è tipo il mucca assassino in evento. È molto più esclusivo. Ha luogo ogni 216 anni. 216. Perché? Andiamo a vedere truffe dalla Tunisia. Perché ogni 216 anni si riunivo in Tunisia e truffavo il mondo. No, è un numero pari, composto, perfetto, bello, intelligente, affascinante, malvagio. Ma come malvagio? Potente. Sono potente.
pratico. A più aggettivi delight. Vabbè, non lo so perché. Arrivano gli organizzatori. Wow, mica se fanno vedere spesso, eh. Beh, oggi devo accettare un socio. Che cazzo dite? Eccoli, eh, i quattro angeli guardiani. Il titano femmina con le censure giganti. No, no, non è il titano femmina, è piccoletta mo. Come il titano femmina? No, Batwoman. No, Slane, Slan, Urbic, che gli via per culo. Pure, non è carino. Conrad, quello dei quattro sempre stupito. Oh, e Boyd, un po' il capoccia dei quattro. Gli angeli, quelli mandati contro Gaiselic. Chissà, sono loro i quattro della mano di Dio? Sì. I cenobiti? Pure. La scatola di Le Marchard, o come si chiama? Palese citazione. E questi tu in teoria l'hai già visti nei due o tre volumetti precedenti al flashback dell'epoca Muoro, e li riconosci. Infatti tanta gente ha iniziato a leggere il fumetto, io sono contento, ma mi dice: aiuto, ho iniziato a leggere ma parte da dopo. Che succede? Perché parte da dopo e tu sai già che finisce male. Ma comunque non sai quello che è successo. E vedendoli qua, cominci a capire, anzi continui a collegare dal casco, te l'ho detto, che vedi The Griffiths la prima volta e fai aaaah. Comunque è tutto pronto, vai con la cerimonia. Signori, siamo qui riuniti oggi per unire voi e Fempt. Chi? Nel sacro vincolo del sacrificio. Tu, falco bianco, sei l'eletto che Nio scosta. Il prescelto che è ripotte e levate dal cazzo, bus. Il preeletto. La madò. Da Dio. E ancora più sopra la madò. Ci scomunicano il vero Dio. Non quello creato dagli uomini. Anche se pure questo è creato dagli uomini. E ci inquisiscono. Tu pensavi, volevi essere artefice del tuo destino, ma l'uomo si illude di essere fautore della propria vita. Esistono elementi superiori che guidano e controllano il destino di ognuno di voi. Le vostre azioni non sono il risultato del libero arbitrio. Citte. Tu, falco, sei il re dei desideri. Tipo genio? Non è la Disney. Griffiths, uno di voi. Sembrava non umano, sì, ma perché era bello. Voi siete brutti. Non ha la coda. Ma infatti nessuno ha la coda qua. Ma chi ha la coda? Non siamo Saiyan, mi perdoni. Ho il cervello pericolosamente esposto alle intemperie. Ma si mette una calotta lei, oh. O dico per lei, un parrucchino. O dico per noi. Dai, che schifo. Comunque, oh, stanno a preciso, quasi parola per parola. Sapevano di non poter svaccare qua. Mi piace. Ma che carino, zunderino. Gli zunderini sono i sacrifici migliori. Ma che sono sti sacrifici? Ma che è magic? Quando Griffiths è venuto in possesso del Bellit Cremesi, ah, allora lo pronunciavo bene, ha acquisito il privilegio di diventare uno di noi. Tutto qui, perché a quell'angolo c'è stava la zingara. Oggettino level up e fine. Ma che è Pokémon? Che è la pietra disagio, la pietra muori. Ma la zingara stava là apposta, perché era il suo destino. Lascia fare. Tutti quelli che vedi qui sono rinati grazie a un Becelit. Sono quindi tutti come Zoddo Viald. Gazzu se rende conto. Cazzo. Però quelli erano dei Becelit un po' farsucci. Maden Kushan, questo è il Becelit scarlatto, che dà diritto di diventare uno di noi. Uno degli organizzatori del festone. L'uovo del privé dominatore. L'uovo del re dominatore. Cattivi, volete farlo diventare uno di voi, sacrificando noi. No, 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 ma che sei matto. Sarà lui a scegliere di sacrificarvi. E poi dagli con le danze, diciamo. Ah, ma cosa scrive? Visse che ci sacrifica. Ah! Avete alzato sto teatrino per niente. Pure i cavalli ridono, va. Così deve andare. È il flusso del carro. Ne avete capito che decidete in cazzo? E se mo io faccio... Era già scritto qua. Banda ai convenevoli, è ora di farlo entrare nell'area Vippese! E tutti i comuni mortali a fa la fila. Ma Gatsu se vuole imbuca, ma Griffiths così se spezza a metà. E allora lascia e sfreggia tutto il muro dei faccine. Che dolore! Qua non me strilla né faccine. Vabbè, meglio, guarda, perché già sta abbastanza a disagio. Te sta a cagare sotto, De fronte alla mia intelligenza. Sono intelligente io, Ma che capoci? Prima di affrontare il tuo futuro, famo un altro spieghino del tuo passato. Dai, Con Griffiths, piccolo angelo nei vicoletti. Da lì ha cominciato a seguire il suo sogno. Dreams
Dream? Il palazzo reale, simbolo del regno. Ma dove sono gli amichetti miei? Forse sono rotti al cazzo che vinci sempre e gli freghi tutti i pupazzetti? Forse. Oppure, eccoli. Ah! Prima vocale! Che è sto bordello? C'è gente che dorme! Ma non dormono! Sono morti! E te stupisci? Sono morti per colpa tua! Erano pedine! Ti ricordi? Se tu non avessi voluto raggiungere il castello, sarebbero ancora vivi. Pensi che sia facile raggiungere il castello? La via è lastricata dei loro corpi. Perché non ti sei accontentato di guardarlo dal vicolo? Eh? Perché... no! Ah! E vedi? Te fanno pure vedere, bello, che questa è tutta una messa in scena. Qua pare solo The Ubrick. Ubrick, non lo so, cubo The Ubrick. Ma c'è pure Conrad sotto, uno sopra l'altro. Stiamo a tirare su una baracconata vera. A mano di Dio! Va, ma uno potrebbe anche dire, ah, va male perché gli fanno la mentalistata. O convincono. Sì, ma anche no. Tutto quello che hanno detto è vero. Il sogno ha un prezzo. L'ha sempre saputo Griffiths. Anzi, lo accettava. Anzi, dava tutto se stesso, letteralmente, per ripagare la fiducia di chi lo seguiva e i morti. C'era pure un altro pezzettino con ragazzino, cavaliere. Ma vabbè, lascia perdere, leggi il fumetto. Lui ora non può chiedere scus ai morti. Anzi, non vuole proprio farlo, perché altrimenti tutte le cose fatte finora, tutti questi morti, non avrebbero senso. Esatto! Ah, oh, da quando hanno salvato Griffiths? Best film fra i tre. Quando ci sono le cose del fumetto si vede. Cazzo, quando fanno un discorso un po' più, si vede proprio. Si torna al presente! Ma stavo a Flescia? Può essere! Ma chi lo dice che non sia vero? Ora sei arrivato fino a qua, puoi accettare il tuo destino ed essere uno di noi, oppure tornare da loro, le piume delle tue ali, Falco, che ti accoglieranno e cureranno, e tu rinuncerai ai tuoi propositi venendo seppellito dalle rovine del tuo sogno. Non avere pietà, come l'ha il dio creato dagli uomini. Se non vuoi rinunciare al tuo desiderio, al tuo sogno, se ancora quel castello ti appare brillante più di ogni altra cosa. Sì! Io penso al sogno. E poi cazzo, al sogno! Allora ammassa anche i loro corpi, tanto non più non meno, e otterrai le ali della libertà delle tenebre. Li consa... Arriva cazzo! Dopo la scalata che ha fatto appende il chiodo al chiodo a Messner. Proprio durante il domandone. Gatsu è armata, vabbè. Ma soprattutto Gatsu o il sogno? Ancora con sto cazzo, ma tanto l'amicizia vostra mica si capisce. Il discorso guerriero assassino, il complottone con Cesira, i tuoi dubbi. Pensi che io sia un essere spietato? Non hanno spiegato un cazzo in sti film. Non siete così amici. Ma sai che c'ha ragione? I consac... No! Anche con tutto questo, che sarebbe stato meglio metterci per far capire l'apporto loro vero? Che vuoi fa? Si è fatta una certa, questi vogliono entrare nel locale, dai, eh. Vogliono consumare. Griffiths ci pensa, ha bisogno di un attimo. Per favore, adesso andate via. Voglio restare solo. Uccide a squadra mia. Volare per davvero. Perdere il tuo sogno. Quando si fa sera. Gatsu, quello che tra tutti, amici e nemici, gli ha fatto perdere di vista appunto il sogno, è lì, davanti a lui. Griffiths? Il sogno? L'utopia? Il messia? Li consacro. Bozzolo de faccine! La mano grossa così se chiude. I fili raccolti dalla ruota del destino. Gira la ruota, yeah, yeah. Dal karma! Non vogliono di karma, perché le altre religioni... Dal karma! Yamato, dillo, qual è il problema? Stai karma! Affanculo a me stesso, mi consacro da solo. Si sono intrecciati, punto croce, punto crucio. Ma che siete sarti? Più o meno. Perché Griffiths, alla squadra dei falchi, ci mette la griff. La griff de Griffiths. Il segno del muori! Eccolo! Il segno dei sacrificati. Questo è il segnale. Hanno levato i transenne! Inizia la festa! E la festa la fanno alla squadra dei falchi. Che? Ma cosa censuro a fare pure le parolacce? Cazzo, pupù, merda, vaffanculo! Tanto
tutto. Cioè, questi sono gli apostoli della mano di Dio. Cannarsi freebooter. Alcuni di loro poi so gente, appunto, che si vede già prima di sto flashbackone. Tipo la donna serpentona in settona. La prima apostola che vediamo nel fumetto 1 a pagina 1 si vede lei. Ed è pure la prima che... O il conte Lumacone, c'è sta tutta una storia con lui, un volumetto e mezzo solo con lui. O il barone Serpentone, sono tutti nobili tra l'altro, barone conte. Critiche sociali, che io mi ricordo a vederli facevo hai capito, è bello pure questo cazzo. Ecco perché tra l'altro cazzo ce l'ha pure così male in generale, ma con loro è un po' contrappasso a ripensarci, è bellissimo. Mo te dico però, ma intanto chi so sti apostoli? Gente che è rinata sotto forma di demone. Ognuno aveva un Behelit, non scarlatto però, e per poter diventare così hanno dovuto sacrificare qualcuno che amavano. Una cerimonia tipo questa ma più in piccolo, come i freebooter che sacrificano la loro dignità fregandosi i meme dell'altri per un paio di like in più. Qualcuno che amavano, perché sennò sarebbe facile. Tipo il conte Lumacone ha sacrificato la moglie che gli metteva le corna. E vabbè, con statue de demone capra, meno vabbè. Ma comunque gli è costato, l'amava. Te deve costare fa sto sacrificio. E sennò si chiamerebbe sacrificio, perché infatti quando sta per morire prova a sacrificare Gatsu. Sacrifico lui! E quelli davano di Dio, se a scemo se fa così. E appunto a Griffiths costa sacrificare la squadra dei falchi. E Gatsu quindi vuole bene alla squadra, anche se li considera amici, tutta quella roba là. Ma comunque lo fa. Casca sta lì. Cioè non è cascata, o che non gli è esploso il cervello per il disagio a cui assiste. Ma la stanno per far secca, che sarebbe quasi meglio. Ma no, Pippin la salva. Ciao Pippin. Scappa. Pippin urla. Allora le cose si fanno serie e Casca torna alla ragione. Pippin ha aperto gli occhi. Attenzione, gli apostoli indietreggiano. Ma di che? Judo richiappa Casca e Pippin rimane lì in mezzo al delirio inscindibile dall'umana comprensione. Ma non è ancora morto, non voglio vedere. C'è da salvare Casca. Non è ancora morto, no. No, no, Pippin. Bisogna salvare Casca. Finché vivrà lei, il generale della squadra dei falchi, allora anche la squadra sarà viva. Ah, e poi ti amo. Eh? La squadra! Sì! Di fuori intanto, meno male che hanno messo pure di fuori, arriva Ricket dopo il casino che ti ho detto. E poi segue un pezzettino dove te fanno vedere Pac. Bella raga! Chi parla? Ah, non è nessuno, eh? Sarà stata la fatina buona del cazzo. La fatina! Sono Omo, il fatino, amico de Gatsu poi, il martellone vero della serie. Dopo sto pezzo, Ricket sciocca il cavaliere del Muori che combatte contro Zod. È una festa privata, non puoi entrare. L'avevo detto che era il butta fuori. Ancora c'è la tua storia di mille anni fa, che t'hanno buttato giù alla città. Speculazioni, non sono io quello. Dai, l'erba a forma di teschio. Da mille anni che si conoscono e semenano. So dove chiedi a fine. Du boomer. Infatti Zod sta qui, controlli i lavori dell'eclissi. Non ci stanno più le eclissi della volta, eh. E beh, e qui menamo se. Perché pure il cavaliere del teschio se vuole in buca. Non sei in lista. Torniamo dentro. Anche no, per favore. Colcas seda. Vai Colcas. Mettete dietro una faccina, magari ya fai. Trova un posto dove c'è nessuno. L'ha trovato. Ottimo. E ha completamente sbarellato purello. Pensa che sia tutto un sogno. Ma già dei tempi di quando l'hanno fatti i nobili. Te pare che succedano ste cose? È un sogno. Guarda, vorrei una donna nuda. Oh, vedi? Allora vorrei uscire di qui. No, ormai è andato tutto a signorine. Buonasera. E allora ce va pure lui. Ed eccola, la donna serpentona. In settona più che altro. In serpentona. La prima, no, che Gatsu ammazza nei fumetti. E quindi Colcas sarà il primo vendicato. E dai, cazzo. Perché qua c'è More. Addio Colcas, insegna agli angeli ad essere la voce da ragione da squadra. 9 volte su 10 c'aveva ragione e l'uno su 10 esse il critichino, che poi tanto e braccia ce le perdono l'altri. Comunque, se Gatsu ti dava retta alla locanda, Colcas che succedeva sto bordello. A cui Gatsu cerca di rimediare cercando di salvare Griffiths. Ma arriva un apostolo. Ma te ne che sto cercando la ora qua. Aia, cattivo, hanno fatto bene a consacrarti. Ti salverò. Ma da cosa? È stato lui a volerlo. Non è vero. Ma ricordi la profezia? I suoi sogni si sono infranti. E beh, dovevano realizzarsi. Zod! Che hai detto te? Compieranno. Non me pare no compiuti.
Scusate, regà, se siamo sbagliati, ripiatelo dai. Tira fuori quel coso là, quel cadavere. Arrivederci, scusate per i morti, scusate. Ciao, ciao. Fine. Fine. Ve prego. Oh, la profezia non ha senso. Compiutissimi proprio, Griffiths. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Dovevi che pasce di tetano dentro la cella col senno di poi, ma vabbè. Tanti auguri a te. Non si è compiuto un cazzo. E botte a judo dall'apostolo più... con dei problemi mai visto. Cioè, hai sacrificato gente per diventare così? Il sacco e boy con la scogliosi? Complimenti! E zaccagnate! Zaccagnate a judo! Attacco combo! E l'apostolo, ciao! Complimentissimi, no ma... l'ho fatta l'ultima kill! Veramente ha fatto l'assist, l'ho killato io! Pure judo c'è sta per lascià, ma almeno è riuscito a difendere Casca, la donna che ha sempre amato, ma a cui non si è mai dichiarato, perché amava Griffiths, voleva stargli vicino, voleva solo che stesse bene Casca. Infatti dice a Gazzo di portarla via, perché così sarebbe stata felice. Judo! E manca riuscito a diglielo. Pensavo d'essere meno coglione di così. E boh per terra. Addio judo, raggiungi Jora e insegna agli angeli a legge da Jay. Se te chiami che Jay non becchia la ragazza. Pure Jack dell'host per dire a legge da Jay. Quanto cazzo mi presa male a legge del judo, regà. Perché ha morti più pezzi che nei film. E lo vedi che è proprio bravo. Stanno cadendo uno dopo l'altro. Casca è rimasta da sola in mezzo ai demoni pazzi criminali. Gazzo intanto taglia pezzi gli apostoli e scemena altri apostoli. Manna chi te pare, Gazzo ti squarta tutti. Te strappo le braccia e te scemeno, però vero. Però la faccina non merende. Oh, e non merende. Sta faccina non te fa capire. Il non abbozzare. Che la paura la devono provare loro. Nonostante sia solo umano. Sta faccina la rende. Ma a parte il fomento, dai Gazzo, ammassali tutti. Io ci ho sempre visto il come, anche se sei solo una persona. E ci stanno cose più grandi di te che non capisci. Se non c'è voi sta. Se sei fedele a te stesso. Se vedi una cosa che non te sta bene. E te ce metti, puoi cambiare le cose. Io ho sempre visto questo al di là del... questo c'è, perché c'è. C'è. Cioè, capito? Io almeno ci ho sempre visto questo, ma anche il... fagli male, cazzo, fagli male! Perché c'è? Capito? Tutte e due le cose. In tutto questo Griffiths si sta inabissando. Le morti dei suoi compagni lo attraversano, ma lui non prova nulla. Si sta inabissando. E vai col trip, eh? Odissea nello spazio. Io ho capito la psichedelia, ma mi pare troppo splatter e trip. Triple splatter. E niente introspezioni. Ma dille due cose. Adesso comprendo. Per questo io... ma che cazzo comprendi? Fatto pempt. Ale hop. Dai, stavi andando pure bene quest'ultimo pezzo. Adesso comprenda. Sto cazzo che te se frega, comprendi? Capisce. Poi uno non se deve incazzare. Ma che hai capito veramente? L'astronomia hai capito? Cioè... Griffiths si sta inabissando. La sua umanità sta svanendo. E lui qui vedeva tutti i becelettini, gocce di un mare di ricordi che cadono nel mondo degli uomini e che servono come richiamo per un altro universo, per Dio. Questo è Dio, questo, ma cos'è? Una trapunta? Non si sa, perché Miura non te dice più niente. Ancora non si sa niente. Ma che cazzo? A meno che uno non se va a vede un pezzo tagliato. Ma non solo dal film, ma proprio dal fumetto. Il capitolo 83. Tu lo sapevi che esisteva? Fatto da Miura all'epoca, ma poi tolto perché svelava troppo. Io lo metto per completezza. Ma te do 3 secondi per skipparlo. O chiudo proprio per video. No, aspetta! Guarda l'ultima pubblicità allora. Ok, 3, 2, 1. Griffiths si sta inabissando. E giù nei reconditi umani incontra Dio, che non è una trapunta, ma una specie di cuore con tutti gli occhi. E ridaglie de Bloodborne. Mi azzaglia a letto il capitolo 83. Il cuore è Dio. Piacere. Te immaginavo diverso. Come? Che ne so, con la barba. Ma io? Ah, dove siamo? Nella coscienza collettiva degli uomini.
Sì, va bene. Ogni uomo è collegato intrinsecamente all'altro da un qualcosa che trascende l'individualità. La parte oscura degli uomini è questo oceano. E io sono nato da questo oceano. Sono il suo ego. Qualcuno chiama questo posto inferno. E io sono l'idea. L'idea del male. Il vero Dio venerato dagli uomini. Ma come? Ma se questa è la coscienza degli uomini e tu sei nato da sta coscienza, Dio è stato creato dagli uomini e gli uomini inconsciamente vogliono questo? Già! Perché? Perché vogliono risposte. Perché succedono le cose brutte? Perché succedono le cose brutte alle persone brave? Cercano di capire un qualcosa che non possono controllare. Perché lo controllo io. Io decido il destino degli uomini. Questo è il mio compito. È tutto un cerchio sempre, capito? Gli uomini creano il Dio crea il destino, papapapa. E quindi allora sei tu che hai fatto in modo che andasse così. Che mi hai fatto arrivare a tanto così dalla realizzazione del sogno per poi farmi cadere nel baratro da presa a mani. Sì, erano secoli che aspettavo di vedere la faccia del re dopo che te sei bombata la fia. Ha sbiancato, pentavero! Io me la sono vista bene la scena, eh. Guarda quanti occhi che c'ho. Io ho creato tutto. Partendo dall'avo del tuo avo, del tuo avo, del tuo avo, del tuo avo come l'avo. Ho creato il contesto storico, tutte le guerre, tutto. Tutti gli incontri, le cose che hai fatto, da quando sei nato. Tutto era atto a portarti qui. Ma perché? Ma che vuoi da me? Voglio che tu faccia come te pare. Ma che culo c'hai, eh? Lasciando perdere quest'ultimo anno. Te sei dar via libera, perché quello che vuoi tu è quello che voglio io. Tu sei una parte di me e una parte di te e di tutta l'umanità. Fai ciò che desideri, re dei desideri, perché tu sei il sogno! Allora voglio le ali. E dai! Ais, a lui le ali gli hanno date però, eh? Quello è un dio serio! Sacrifica Saio e ce l'ha pure te. Ok. Griffiths muore e nasce Femt. 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 E nasce... Fine del capitolo segretino! Ha fatto bene a tagliarlo? Forse sì o forse no. In effetti svela, eh. Però almeno lo sappiamo, affanculo, so 30 anni che aspettiamo e che cazzo. Torniamo da Gatsu, che ha preso 31.725 codate. È cascato da altezze fatali pure pensazzo. Ma lui cammina, se fa i bagnetti, nel sangue dell'amici sua. Tutti sono morti, tutti. Ma porc, qui c'è Gaston, già morto. Ma perché? Ma era vivo! E gli dice di quanto i giorni coi falchi siano sembrati anche per lui un sogno, come per Colcas. Ma lui si sentiva un po' un personaggio secondario. Ma no, ma come ti salta in testa? E poi è la sua de testa che salta! Gaston! Pure a lui ci sono rimasto male. Guarda che c'era sempre peggio. Tu leggi sempre peggio. Aveva abbandonato la sartoria, il suo sogno, piccolo, ma sempre un sogno, per andare a salvare Griffiths. Ma non tutto è perduto. Dall'alto si erge Pippin. Ciao Pippin. Te l'avevo detto che se non vedi non è morto. Eccolo lì, popo fiero. Pippin? No Pippin. Qua lo spezzano, ma in realtà lui lo vede. Ma dietro è vuoto, è tutto... Se lo sono mangiato tutto tipo i gamberetti, capito? Ucciso dal conte, sempre lui. Eppure con lui vedi che cazzo si vede. Gatsu si rende conto e vede tutti. Vede pure Colcas, questo è Colcas, eh? E tutti i suoi compagni morti veramente male. Altro che gli Stark. E un'altra delle cose belle di Gatsu, se non la cosa bella, è che uno si cagherebbe sotto, mezzo impazzirebbe come Colcas, o rimarrebbe almeno interdetto. Gatsu no. Poi questo guardalo, questo è parente di quello di prima. Questi sono i miei, bla 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 bla. I quattro, ormai non più, della mano di Dio festeggiano. Femtennato! Felicitazioni! Mettemi il fiocco nero! Il nuovo sovrano del male! Oh, date il canone Rai! Il canone morirai! A Urbic! E fategli presentare le cose, oh! A vedi che entusiasmo! Le ali delle tenebre. È l'uomo pipistrello! È Femt, c'ha il casco quello bello. Quello che quando vedi all'inizio dell'epoca moro fai azza, ma questo gli devo voler bene. La risposta è no. Griffiths, ah vedi come ti sei ripreso. Ma che era la macchina di Dragon Ball che cura tutte le cose quella. T'hanno pure truccato là dentro. Tutti gli apostoli si inchinano. Mega direttore generale Femt li ammazza, casca e gas su fine.
Un lieto fine! Oh, questo sarebbe il lieto fine, Carco. Va bene, fine! Fine! Chiudi! Siamo arrivati ai cose brutte, ma veramente. Alla ciliegina de merda sua, ciliegina de merda sul ciliegio de merda, cresciuto su un terreno de merda. Alla George Martinata, Miurartin, alla chiusura del cerchio senza casca per davvero. Perché Femt, Griffiths non c'è più, fa le violenze brutte a casca. Davanti a Gatsu. Io quando ho lessi, lo so che dico sempre, però capito, cioè, porco, cioè, ero disturbato nell'anima proprio. Sono le cose un po', cioè, senti l'inizio della stofassa, la rigassina, no? Che non c'entra niente rispetto a quello che succede a casca. E poi non è spoiler, non è che ti sto raccontando il finale, l'inizio ti sto raccontando. Ma per farti capire quel sentimento che tu vedi una cosa e fai... No! Capito? Ma è per questo che una cosa funziona, capito? Quando te scuote, anche se te fa sta male, ma male, vuol dire che sei empatico, quindi meno male. Ma cioè, ma te rendi conto? Quando una cosa deve finire male, non c'è limite al male. È così commovente. Tutte queste emozioni brutte che si mescolano. Due lauree non bastano per te, ma che problemi c'hai? Ma non è una cosa buttata lì, appunto. Ha senso per ogni personaggio, per le storie loro passate e per il futuro. Griffiths, rinato, fa tutto questo fissando Gatsu. Che mamma mia, ragazzi, ma che malatissimi proprio qua, eh. Ma lo fa non alla Game of Thrones tanto per, o alla Vjald, ma per tutta sta cosa del male, capito? Cioè, dall'inizio fino a qua c'è stato l'unplane delle cose brutte, come dice anche la tipa, è proprio la festa del male. E perché non c'è più il ti voglio bene Gatsu, forse, ma lui adesso è un'altra cosa, non è più umano, è un pezzo di merda che deve morire. Madonna, Gatsu, fagli il male vero. Gatsu, te prego, Miura deve finire con la spada di Gatsu qua in fronte a Griffiths. Gatsu, da che gli vuoi bene a Griffiths, sogni con lui, fa tutto bene, perfetto, l'irraggiungibile, fa la cazzata, incolpi Gatsu, soffri con Griffiths, lo vedi con lo tortrone e fai no, lo vedi dopo fai madonna mia, succede il bordello, Griffiths muori, te devono fa pezzi, no, te torturano. Questa è la vita, signori, sotto forma di fantasy, di storia immaginaria, brutta e bella, è brutta ma bella. Perché prima ami uno, poi lo odi, poi lo ami, poi lo odi. Un po' tutte le storie so così, no? Che prima sta dalla parte di uno, poi di un altro. Ma solo quelle scritte bene. I personaggi so così, non ci stanno solo i buoni o solo i cattivi, o il buono che diventa cattivo. No, nessuno è buono o cattivo. Ovviamente anche Attacchi dei Giganti, per esempio, no? O Breaking Bad. O Game of Thrones. Fino a stagione 5. O Death Note. Siamo umani, cazzo. Qua è over the top. È il pezzo più brutto. Gatsu vede fare a casca quello che gli è successo a lui. Pensa te, non se scordiamo. Che pure quello era brutto de pezzo, eh. Ma questo viene proprio al culmine del disagio totale del male. Gatsu ha imparato da tempo come si reagisce a ste cose. Ma lo tengono fermo. Se sei Gatsu te staccano le braccia. Ma Gatsu se ne sbatte. Vai Gatsu, vai Gatsu, vai. Anzi, serio? Quello mo è tipo il più figo di noi. Ed è nato 5 minuti fa. E sti cazzi! Gliela sta per fa! Sta per bucare le barriere del destino dimensionali! Vai Gatsu! Vai! Lo tengono fermo! Eppure l'occhio! Ciao! Perché Gatsu non ci vuole sta. Va contro tutto. E il tutto abbozza, come puoi vedere. Idea! Buca tutto! E fidate! Secondo me, però hai visto che sono sempre cose che si ripetono. Anche il come Griffiths fa le cose brutte a casca. Sembra quasi quando è andato con la principessa. Sembra proprio un ripetere l'errore che ha fatto. E casca, che te dico fra un po'. Ma comunque, chi è che l'ha salvata? E poi. E Gatsu che vede rifare quello che era successo e perde, sbaglia sempre, perde sempre tutto. Ennesima cosa andata de merda nella vita sua. Il finale sarà che. Hai visto che questi rompono sempre i coglioni col. Il karma, il flusso del karma. E che non si può andare contro. Eppure il capitolo segreto che diceva che rivelava troppo, dove diceva io decido tutto, faccio tutto. Quindi o il core gigante detto il signore sa pure de Gatsu, oppure questo fattore gli farà un culo così a tutti. Sarà la variabile, perché Gatsu c'ha il fattore
che è nato vicino alla morte, che può sfuggirle, sfuggire a sto cazzo de karma che nominano ogni 2x3, eh? Poi siccome la trapunta gigante là dice che dentro di sé l'umanità ha tutte ste cose brutte e lui è nato dalle cose brutte, magari cazzo mo non te voglio dire che rappresenta le cose belle. Ma la variabile in mezzo a tutto sta merda, la rivalsa dell'uomo, una cosa così magari fatta meglio, però capito che te voglio dire, c'ha il fattore. Non si può fare niente contro il fattore. Mi dispiace. Questo per me sarà più o meno il finale del Berserk. E quando tutto sembra ormai è andato male, ma male veramente, normale così che siamo abituati, non è la Disney? Penso vi siate convinti. Ecco arrivare il Cavaliere del Muori. Sì, ti voglio bene, cazzo. Entra nelle proprietà altrui e accoltellali. No, aspetta, ma Boyd ha giocato a Portal. Un bel gioco enigmi per persone intelligenti, con sta capoccia. Gli apostoli ci provano invano. Dai, cavaliere, sezionali tutti. Low freebooter. Femte però vuole essere educato e lo saluta. Ciao. Grumo de carne che fa puffere. No, cavaliere. È riuscito a svaligi a casa e se porta via Gatsu e Casca. E Femta allora, visto che se ne vanno, li vuole risalutare. Ma... Oh, forse allora Griffiths non è proprio morto? Non si sa. Anche se non è morto, devi morì. Gli altri quattro dalla mano di Dio, pure loro, si sono salvati dei sacrifici. Che scemo fa? Non ci stanno più i cristi di una volta, C'ha ragione Zod. Ai miei tempi gli apostoli squartavano in orario. Fa tutto parte del karma. Anche un salmone che si ribella alla corrente è sempre nel fiume. Ecco Pac. A caso, alla fine, col tizio che ha accompagnato Rickett. Va bene, guarda, l'hanno citati, va bene pure così, lo vedi, basta che me li citi. Poi essere buono. Voglio qualcosa di buono ora. Voglio fare del bene. Il cavaliere affida Gatsu e Casca, ridotti malissimo. Guarda Gatsu, un pelle rossa indiano nativissimo. Li affida a Rickett, che casualità, destino voleva, ha la borsa piena di polvere de fata, che guarisce tutte cose, perché ha fatto il viaggio con Pac. Con Shikredo è il turno di Gatsu de flescià. Tutti gli amichetti sua che si dirigono verso la luce, verso King's Cross. No regà, non andatevene. Senti chi parla. Gatsu si sveglia. Come stava silente? E tu chi sei? Erika, sei uno scemo. Sono la fia di Godor, dove sei allenato stanno. Non è che stai qua a caso. Ah, giusto, ma vanno tagliato. Senti chi parla. Ma mi dici che è successo? E che è successo? Oh! Casca! Dove sta? Sta buono con sta mano. Te do da una pizza. No, le tue fanno male su più livelli. Casca è là fuori, se lava da vestita. Non sta bene, io te lo dico. Ma perché? È una cosa intelligente. Con la stessa acqua fa il bagno alla lavatrice. Tutto sommato sta bene, dai. E invece no, perché è impazzita. E te credo! Cioè, tutta merda, capisci? Tutta merda! Volevo parlarne prima di Casca, ma non volevo soffermarmi troppo con quei scene, quindi ne parliamo adesso. Purella, porca purella. Impazzisce perché ha subito quello che ha subito, ma non necessariamente per l'atto in sé, che è devastante! Ma appunto, una come Casca, ai tempi della guerra, che sa come va il mondo, ha rischiato pure più volte, tra l'altro. Ha visto! Avrebbe fatto come Gatsu da piccolo. Se sarebbe barsata e gli avrebbe zaccagnato tutte le parti molli. Fosse stato uno a caso. Impazzisce innanzitutto per quello che ha visto prima, ma per chi gli fa sta cosa? Soprattutto, non è una scena buttata così. Te chiude tutti e tre i personaggi, tutte le loro storie, l'inizio delle loro storie. Che giornata de merda. Tranne per i corvi, Crow World, miglior film 2014, la trilogia. Gatsu corre in una valle verde. Gatsu, non hai un braccio e un occhio. Perdi ancora sangue. Non senti almeno un pruritino? No, va bene. Da una parte poi piagne normale, dall'altra sangue, un mezzo Bechelit. Perché il dolore lo ha dentro. Ripensa a tutto ciò che ha perso. E ora il dolore lo ha di nuovo fuori. Ma poi fa passare due scene senza che te fai male, Gatsu. E dai. Oh, frana, da una montagna. Ma tu sei un apostolo. Appena nato hai sacrificato tua madre, che infatti c'è morta. Per questo sei così resistente. Corre. Si è fatta tutta la giornata. Quindi a una certa è un po' stanchino. E si butta su un prato. Ma siccome potrebbe andar peggio, potrebbe piovere.
Appena si sdraia! Ma dai, ma appena si sdraia! Ma siccome può andare peggio ancora di più, arrivano gli spiritellini a reclamare il sacrificio! Lui è un marchiato! Doveva morire! Deve morire! Dacci la tua ciccina! Ta, il cavaliere del teschio, sempre lui, passava da là. Mi impresti la spada cortesemente? Tiè. Ridagli quei flashback di tutta gente e vai a terza volta. Giudo sta più nei flashback dei cazzo che nella trama. Sta a pensare al passato. Ma c'è morto! Al trapassato. No, Giudo, te voglio bene. Qua dice due cose, ma non rendono bene. Cazzi, il finale mi sputtani. Il finale in vacca no, però, dai. Il teschio prova a spiegargli le cose. Che sarà per sempre inseguito dal male, schiavo della paura d'essere attaccato giorno e notte. L'avevo detto! Dovrebbero finire sempre così le litigate: sfregi e schiavitù da parte dell'altro. Questo è il tuo destino. Sto cazzo! Bravo cazzo! Il non ce voglio sta fatto uomo che va contro il suo destino. Dei, demoni, spiritelli, schiavitù, secessione, carte di diritti. Torna ai demoni! È una guerra come un'altra, non è cambiato niente. Ma non lo dice quasi piangendo. Guarda come lo dice. Dai cazzo, vai cazzo. Sciogli lingua accuratissimi. Adesso anche lui finalmente ha un sogno. L'omicidio! Il semideicidio! Un sogno! Questa è la sua dichiarazione di guerra! Fantastico, bellissimo, commovente. Sta storia ha tutto. Cioè, la tragedia, perché è la tragedia, la fatica, il pensare in grande, il sognare, che non conta solo pagare bollette, gli intrighi, i tradimenti. Furono affrontati con indomito coraggio. Tutto! Per questo è così bello Berserk. E il film si sposta. Come? Non è fine? Donnamo? Da Griffiths un'altra volta. Ma che è il prima? Il capitolo 83? Gente piagne, ma chi piagne? Ah, il pezzo della lacrima. Che dice prima? Quando si inabissa l'ultima lacrima da umano. L'hanno messa mo. Ma vedi che mettono scene prima o dopo? Ma perché? Tornamo da Gatsu. Non gli fanno di niente. Qua fagli dire la sua dichiarazione di guerra. Dai! Ma fagli dichiarare la guerra alla mano di Dio e tutta la corte loro? No, camera che si allontana. Un minuto buono di niente. Guarda, fratte. Fratte che ci sono pure impegnati a disegnare. Oh! Fine! Abbiamo finito pure Berserk! So uno che finisce quello che inizia! Sto riperde la voce! E tutto sommato, ma proprio sommato, ma sommatissimo per eccesso, sto film, almeno un pezzo, è il migliore dei tre. Paradossalmente, che io manco lo vedevo perché... Perché hai visto? Perché ci sono più scene simili, anche come senso, dico, delle cose che si dicono, molto simili al fumetto. Anche se comunque, regà, sti film sono un po' me. Devo essere onesto, non è che sì che è bello, ah, tutti presa bene, mettimi piano. No, sti film per me sono me. E poi non partono mai da Gatsu neonato. Non si capisce che è vitale Gatsu neonato, ragazzino. Bah, ma questa non è la fine. Vi ricordo che questo è solo un flashback. La storia vera inizia ora. La vendetta di Gatsu, in un certo senso. Qua muore anche Gatsu e nasce il guerriero nero. E osai che non gli devi cagar cazzo al guerriero nero, semicitte. Alcuni già lo sanno che mi hanno mandato le foto coi fumettini e so contento. Anche se avete visto che è una storia pesantina, eh. Ma è il padre di tutte le storie simili che sono venute dopo, eh. Dark Soul non esisterebbe senza Berserk. Pure Miyazaki è fan fracico, l'ha detto più volte. E forse voi che avete iniziato da poco, anche grazie a me, so contento. Non dovrete aspettare 30 anni come chi ha iniziato a legge all'epoca per vedere la fine. Perché Gatsu riuscirà a vendicarsi? Casca riacquisterà la ragione? O costa troppo e dovrà fare un finanziamento 48 mesi 100 giga di torture in omaggio? No, pac, scoprirà ad essere stato adottato e i suoi parenti marron glacé? Non lo so, tranne una. Miura, sbrigate, fine. Se non fosse che c'è la post-credit scene! Il guerriero nero si prepara all'avventura. I coltellini, frebutati a judo. La citazione! Un braccio meccanico, costruito da Riket, con dei magneti sulle dita per attaccarsi all'ersa e poter usare due mani, con dentro un cannone!
Com'è il proverbio? Se chiude un braccio s'apre un cannone. Questo va in giro con un cannone nel braccio. Dottore? Sono sotto un cannone. Non posso salire su aerei. È una spada. Ma che spada? È troppo grande per essere chiamata spada. Troppo pesante e grezza. Un enorme blocco di ferro. Quello che ti rimane da berserk è che quando la prossima volta che vedi qualcosa che non va bene, anche se ci potresti perdere qualcosa, anche se è uno con cui non dovresti andare contro, anche se è uno coi sordi, anche se è il capo tuo, anche se è un politico, anche se è il papa, anche se è... Pensa, cosa farebbe Gatsu? E con la faccia di uno che non vuoi mai che s'arrabbi con te, io ve saluto, me vado a rileggere Berserk, per forza.